Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il notiziario di prealpina.it. Sono accuse infamanti, sono scioccato e provato da quello che sta accadendo. Queste le parole di Don Emanuele Tempesta, il sacerdote di Busto Garolfo, arrestato venerdì con l'accusa di abusi sessuali su 7 bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, durante l'interrogatorio di garanzia tenutosi oggi davanti al GIP di Busto Arsizio Stefano Colombo. Il sacerdote ha negato ogni addebito circa le pesanti accuse mosse a suo carico. Si era presentato all'ufficio anagrafe di Busto Arsizio chiedendo che gli venisse cambiata la residenza. Voleva diventare un senza fissa dimora. Ma quando i funzionari gli hanno negato la richiesta, poiché non c'erano i requisiti, l'uomo è letteralmente uscito di senno. Ha scavalcato le scrivanie, è piombato addosso al funzionario responsabile dell'ufficio comunale e lo ha colpito con un pugno in volto. L'energumeno, un 28enne italiano con precedenti e che ha evidenti problemi psichici, è scappato. La polizia locale di Via Molini Marzoli ha poi ricostruito la vicenda bloccando l'uomo e denunciandolo a piede libero per violenza e minacce. Nessun paziente Covid-19 è ricoverato negli ospedali di Gallarate e di Saronno, lo comunica la SST Valle Olona, aggiungendo che a Busto Arsizio invece sono 3 le persone ricoverate nell'unità operativa di malattie infettive. Intanto oggi in Lombardia, pur con numeri in assoluto bassi a causa del consueto calo dei tamponi effettuati dalla domenica, il contagio continua a salire. Sono 208 i nuovi positivi nella nostra regione su 11.621 test processati, con un indice che sfiora l'1,8% contro l'1,3% di ieri. Sostanzialmente stabili però i ricoveri, con un calo di una unità nelle terapie intensive, oggi 30, e un aumento di 3 negli altri reparti, 138. Un solo decesso per un totale da inizio pandemia di 33.810. Sul fronte delle province lombarde, alle spalle di Milano che è prima con 100 contagi, Varese si conferma al secondo posto con 41. Il depotenziamento dell'ospedale di Cuggiono ha scatenato le proteste dei sindaci della zona. Vediamo il servizio di Carlo Colombo con le immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Lavorazioni in un territorio più vasto, attese lunghissime al pronto soccorso, liste d'attesa per ricoveri ordinari e per visite specialistiche che aumentano. Passiamo ora allo sport. Per il basket, l'Open Job Metis ha scelto il suo cecchino perimetrale. Arriva Elijah Wilson, 27enne guardia statunitense. L'accordo è ufficiale. Il giocatore è già rodato in Europa, sia pure in leghe meno competitive di quella italiana. Come il suo futuro compagno Trey Kell, infatti, Wilson ha disputato la stagione 2020-2021 in Polonia, nelle file del Dąbrowa Górnicza, allenato dall'italiano Alessandro Magro, che ora siede sulla panchina di Brescia. Per il calcio, la Pro Patria si è radunata questa mattina allo stadio Speroni, agli ordini del nuovo allenatore Luca Prina. Vediamo il servizio con immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. È iniziata questa mattina la nuova avventura della Pro Patria, raduno sotto il sole allo stadio Speroni per lo start della prima stagione post-Javorcic. Al timone Luca Prina, il tecnico scelto per succedere al croato che tanto bene ha fatto a Busto Arsizio. La squadra verrà completata nelle prossime settimane, definita l'intesa per l'attaccante Castelli, arriva a titolo definitivo dal Genoa. Sbarcheranno successivamente in bianco-blu un portiere in età under, due esterni a loro volta under,
under e una punta. Il primo avversario della stagione è però il Covid. Oltre all'infortunato Lombardoni, che dovrebbe tornare utilizzabile a ottobre dopo il grave KO dello scorso aprile nella sfida col Novara, non sono al momento arruolabili il portiere Mangano né l'attaccante Parker, entrambi colpiti dal virus, come ha spiegato il direttore sportivo Sandro Turotti. Si attende la loro negativizzazione per aggregarli al gruppo. La Pro Patria partirà mercoledì per il ritiro a Sondalo in Valtellina, dove rimarrà fino alla fine del mese. Già in gruppo i primi due acquisti del mercato estivo, il difensore Sportelli e l'attaccante Stanzani. L'orizzonte è quello di un campionato in cui la conferma in categoria rimane la priorità insieme alla sostenibilità economica. In questo senso scontato l'utilizzo dei 5 under in ogni partita per far tornare i conti e proseguire il percorso virtuoso degli scorsi anni. Questa era l'ultima notizia. Vi diamo appuntamento all'edizione di domani alle ore 13 e vi auguriamo una buona serata.